Ciao ragazzi, apro questo piccolo vlog per scusarmi se da tanto che non pubblico video. Sono stato un po' in ferie, un po' incasinato con 3.000 recensioni su Amazon, con 3.000 cose da fare e quant'altro, anche con il lavoro. E, vedete questo luogo un po' particolare dove mi trovo adesso? Faccio un 360 gradi. Sicuramente non vi dirà nulla, ma sono in Germania, sono all'IFA di Berlino. E ho alloggiato qui in un appartamento tramite Airbnb. Ho trovato la casa in maniera veramente facile, senza nessun tipo di problema. E sono in una zona davvero bellissima. Credo, anzi, credo, poco più avanti, dopo vi farò vedere, c'è praticamente un poliziotto davanti a una casa bellissima. A parte che qui, ragazzi, sono tutte belle le case. Guardate questa dietro. Cioè, veramente, sono case tipo stile Miami o robe del genere. Alcune, le altre sono fantastiche, ma non stile Miami. E questo per dirvi che sono in questa zona. Praticamente, questa via è Königshalle Strasse, una roba del genere. È praticamente una delle zone più belle di Berlino. Adesso ogni tanto mi giro per farvi vedere anche qualche casa perché è davvero fantastica. E praticamente davanti qui, vi dicevo, c'è un poliziotto. E mentre arrivavo, praticamente mi sono chiesto come mai fosse lì. E gli ho chiesto, ma in Germania capita spesso, mamma mia, guardate sta casa, adesso ve la faccio vedere. Capita spesso in Germania di trovare poliziotti davanti alle abitazioni, perché magari sono persone importanti, obiettivi sensibili, per esempio parlamentari e quant'altro. Infatti quella è la casa, non questa, questa è un'altra, la casa praticamente di dell'ambasciatore dell'ambasciata turca a Berlino, che non è lì, quella è la sua abitazione personale, e praticamente tant'è. E quindi sono rimasto stupito perché, dopo aver visto tutte queste case, questa scena che praticamente mi è capitata, ovvero di vedere appunto di vedere questo poliziotto davanti all'abitazione, ho chiesto se fosse una bella zona. E questo mi fa, il poliziotto mi fa, questa è una zona di ricchi. E quindi praticamente sono capitato in una zona di miliardari praticamente. E la mia proprietaria, pur dicendo che lei non è miliardaria, la mia affittuaria, la mia erbimbaria, chiamiamola come vogliamo, scherzo, praticamente ha una casa bellissima anche lei col giardino. Mi ha dato praticamente il mio giardino privato, che non è tanto grande, però ragazzi, tant'è, quindi tanta roba. Adesso sto procedendo qui su questa strada, che non so neanche sinceramente se sia giusta, perché non me la ricordo. Ho bevuto una birra tedesca, ragazzi, non mi ricordo nulla. Guardate che bella donzella che passa in bicicletta. E niente, questo piccolo blog per introdurvi delle recensioni che farò riguardo. Mi sta morendo la mano, ragazzi, non ce la faccio. Riguardo praticamente all'IFA di Berlino. Nel senso che praticamente farò una serie di video su, diciamo, tutte le varie nuove tecnologie che usciranno e quant'altro. E sinceramente ce n'è di roba da vedere a bizzeffe. Scusatemi, fatemi cambiare. Ma no, ragazzi, non ce la posso fare a fare i vlog. Io non riesco a capire come riescano a stare così per ore ragazze che fanno vlog. Io dopo 2 minuti, anzi dopo 3 minuti e 40, c'ho già la mano che praticamente mi fa un male cane. Vabbè, dicevo che praticamente questa zona è una delle zone più belle di Dublino, anzi dicevo dell'IFA, scusatemi. Praticamente farò una serie di video, li caricherò stasera. Sono andato da ZTE, sono andato da Samsung, sono stato praticamente una mattina. Ho visitato anche altri stand, però non sono riuscito a fare video perché veramente c'è tantissima gente. Bisogna capire quello che si va a fare una breve recensionina. E quindi devo star lì prima un attimino a testare il telefono, perché sono molto pignolo, quindi non mi va di prendere mano due specifiche e farvi il video. Mi piace un po', diciamo, smanettare con i terminali e poi farvi la recensione. E quindi niente, io vi lascio con questa zona bellissima e vi lascio perché sinceramente credo che io mi sia perso.
nonostante, ecco sì, assolutamente mi sono perso perché quella strada lì non me la ricordo. Porca vacca. Vabbè, niente, tornerò indietro. E dai, niente, per questo breve video è tutto. Cercate di seguirmi, commentate il video perché sono veramente... mi piace quando mi commentate i video, anche se ho pochissimi iscritti, pochissimi follower. E fatemi sapere se un video del genere vi può piacere e quant'altro. Quando torno a Milano farò sicuramente dei video contest, dove metterò un paio magari delle magliette. Adesso Nefos forse mi dà, brand di TP-Link di smartphone, mi dà qualche maglietta, quindi magari la metterò in palio nel canale, farò qualche vlog, chiederò a voi cosa vi interessa di che io recensisca in futuro e al migliore che risponde con la migliore risposta originale. Adesso non vedrò, comunque metterò in palio una cosa ma non so esattamente quello che farò, e niente, dai, tant'è, e niente, fatemi cercare la strada, io vi saluto, vi auguro una buona serata e ciao a tutti.